Petalo nero sul mio cuscino. Avete mai provato a perdervi in un sogno? Io questa mattina ci ho provato, ma è stato un disastro. Cercavo disperatamente qualcosa che riuscisse a non farmi svegliare, o meglio, a farmi riaddormentare, ancorato a quel sogno bellissimo e magico, in cui tutto sembrava così dannatamente reale, ma non lo era. Sono sempre stato convinto, e ora più che mai, che più i bei sogni riempiono le nostre notti, peggiori siano le nostre vite. Così come queste poche righe anneriscono un foglio umido e bianco, i sogni cercano di mettere un po' d'azzurro nel tetro cielo della nostra vita terrena. Credo sia come un sistema di autodifesa naturale del nostro corpo. Quando poi le mani si fermano sulla tastiera e anche le parole restano lì, sospese tra testa e rigo, tutto diventa freddo e buio, e l'unica cosa che si riesce a sognare sono le nostre paure. Didascalie di tristezza sulle sporche pagine dei nostri sogni.